Il problema è che prima di tutto ci sono sempre più informazioni, quindi siamo in uno stato che ce ne abbiamo più di quelle che possiamo gestire. Non solo, c'è un numero crescente di fonti di informazione, cioè ci sono sempre più fonti disponibili, nuovi siti, nuovi blog, nuovi servizi, nuovi canali RSS e via dicendo. E anche le tipologie, la varietà di questi canali continua a crescere, a variare, si espande come i generi musicali, ce ne sono sempre di più, non è facile starci appresso. Il numero delle informazioni che vengono pubblicate, come ho detto all'inizio, continua ad aumentare. Nel frattempo, visto che le nostre vite sono un po' più complesse, ci interessiamo di più cose, ci sono, oltre al nostro lavoro e alla nostra professione, magari durante il giorno, tante altre cose che dobbiamo fare e mano a mano che passano gli anni, sembra che ce ne siano di più, che questa vita diventi più complessa, quindi il tempo nostro diminuisce. Ci sono più cose che hanno bisogno della nostra attenzione, che ce la richiedono, mentre noi abbiamo meno tempo. Infine, questo penso che non è una scoperta, ci sono tantissime notizie che sono di scarso valore, che non valgono niente, che sono una perdita di tempo, una ripetizione, un po' perché ci sono tanti che non hanno ancora imparato, tra virgolette, il mestiere, un po' perché ci sono tanti che sfruttano il web per in teoria spremere dei guadagni mettendo dentro poco valore, quindi c'è tanta informazione là fuori che è inutile. Ed è quindi per questo anche molto difficile analizzarla, selezionarla, capire ciò che veramente è importante. Quindi, a parte voler stare aggiornato sulle ultimissime che mi raccontano le testate mainstream, ripeto, se io voglio capire, approfondire, essere aggiornato su un argomento e non solo annusare, non è facile per niente. Non è facile per niente se non sei una persona di livello medio, che si accontenta delle news che gli vengono date, che gli vengono propinate dalla propaganda informativa che c'è tutto intorno a noi, riuscire a stare aggiornati sul proprio argomento di interesse non è facile.